Mancini. Ciao. Sì, Ciao, alcuni consiglieri, Mancini, vedo anche Riccardo Erra, però il garante di zona non lo Mancini. No, garanti non ne vedo. vedo. Non ce Allora, ne, non ci sono nessuno di due. buonasera a tutti. L'amministrazione ha avviato questo percorso partecipativo relativo al progetto di ciclovia tirrenica che sta portando avanti la regione toscana nell'ambito di un accordo con la regione Liguria e la regione Lazio che vede sostanzialmente come obiettivo la creazione di una dorsale tirrenica lungo tutta appunto la costa italiana a partire da Roma. Poi andando diciamo verso il confine con la Francia, perché ci sono stati, diciamo, c'è stato alcune settimane fa un incontro con i tecnici della regione toscana, nel quale sono stati coinvolti in tutti i comuni della costa, all'esito del quale ne è venuto fuori, diciamo, per il comune di Camaiore l'opportunità non soltanto di valorizzare, diciamo, il tratto parallelo al mare, parallelo al lungomare, ma anche l'opportunità di valorizzare il rapporto con l'entroterra e quindi il collegamento mare-monti. Allora, per quello che riguarda il percorso, diciamo, parallelo al mare, c'è un tema aperto. Che dovrà essere, diciamo, risolto anche nel rapporto col comune di Pietrasanta in particolare, perché la regione toscana, i tecnici della regione toscana valutano l'opportunità o meno, su questo dovranno fare un approfondimento, di spostare la pista ciclabile dal lato, diciamo, degli stabilimenti da balneari al lato, diciamo così, più a monte. Perché ovviamente quelle criticità che a volte sono state sollevate nel corso degli anni circa il fatto che quella pista ciclabile è molto bella, ma è un po', diciamo, pericolosa rispetto alle intersezioni dei bagni che ci si affacciano, sono criticità che sono state rilevate anche dai tecnici che progettano la ciclovia tirrenica. Su questo ci sarà un supplemento di riflessione. La Regione Toscana si è presa l'impegno a fare degli incontri mirati, quindi più circoscritti territorialmente, perché questo primo incontro che c'è stato diverse settimane fa era un incontro con tutti i comuni della costa toscana, mentre sarà necessario fare un incontro più specifico per quello che riguarda la Versilia, e diciamo ci siamo trovati d'accordo col comune di Pietrasanta che questo aspetto deve essere un aspetto che la regione toscana valuta attentamente. E il responsabile, insomma, del procedimento della Regione Toscana, di cui ora mi scusate, non ricordo il nome, ha effettivamente ammesso che questa è una criticità e che quindi questo spostamento lato monte va valutato. Naturalmente la valutazione poi passerà anche dalla disponibilità delle risorse, no? Nel senso che questo è un progetto molto importante che attraversa tutta la Toscana e non solo. E c'è un finanziamento anche di tipo ministeriale, quindi è chiaro che poi dovranno anche fare i conti con le risorse a disposizione in un quadro che è di evoluzione, perché naturalmente nel piano nazionale di ripresa e resilienza, no, il tema della mobilità ciclabile è nella missione numero 2 relativa alla transizione ecologica e quindi si suppone che riceverà, diciamo, nel tempo varie forme di finanziamento. L'altro tema, appunto, che ci riguarda, è il collegamento lato monti, perché nell'ambito di questo progetto di ciclovia tirrenica la regione intende conseguire, diciamo, nel breve periodo l'obiettivo di collegare la ciclovia tirrenica con quelli che la regione chiama punti di snodo intermodale, cioè tradotto con le stazioni, con le aree dove c'è lo scambio treni-bici. E quindi è proprio previsto nello studio preliminare di fattibilità, non c'è un progetto ad oggi, c'è semplicemente uno studio preliminare di fattibilità, è proprio previsto per noi
l'ipotesi del collegamento con la stazione di Capezzano Pianure. Cioè la regione intende finanziare anche quel tratto lì nel breve periodo, quello di collegamento con la stazione ferroviaria di Capezzano. Poi c'è un obiettivo di più medio-lungo periodo, che è quello comunque del collegamento anche oltre, anche più verso Monti rispetto alla stazione di Capezzano. Perché? Perché naturalmente la regione ritiene strategico, anche noi lo abbiamo fatto, l'abbiamo previsto nel piano operativo adottato, il collegamento con l'entroterra, dove passa la via Francigena, dove c'è nel nostro caso il capoluogo del comune e dove più in generale c'è un sistema, no, di percorsi, pensate anche a quelli collinari e montani, di grande interesse, per cui diciamo l'obiettivo poi di lungo periodo, di medio-lungo periodo, è collegare la Tirrenica con tutto il sistema dei percorsi verso l'entroterra, che fanno anche la bellezza del nostro comune nella zona appunto più collinare. Quindi perché questo percorso partecipativo? Perché noi avremo un incontro che la regione deve ancora fissare, più di carattere operativo, nel quale non è che si deciderà il progetto, perché il progetto deve essere ancora definito da chi è incaricato dalla regione toscana a farlo, però a questo incontro dovremo arrivare quantomeno con delle indicazioni, diciamo, un pochino più precise su questo tracciato. Ora, voi sapete che l'amministrazione, poi c'è Marcello Pierucci qui, ha già individuato, e questo sì che ha già progettato, il primo tratto, diciamo, di questo collegamento lungo la via Gasperini, per poi attraversare l'Aurelia, andare su via delle Serre e di lì collegarsi sulla via Italica. E in particolare la parte di via Gasperini è progettata, e poi su questo eventualmente ritornerà Marcello. Ma invece tutta la parte, diciamo così, ulteriore verso Monte va tutta progettata. Noi abbiamo una previsione di piano operativo, ma non abbiamo nessun tipo di progettualità. La regione toscana ritiene che, usano questa espressione per capirsi, che il banner di riferimento sia la via Italica. Banner vuol dire che si deve possibilmente stare sulla via Italica, e se ci si discosta dalla via Italica si deve avere la capacità di farlo il meno possibile, e appunto con dei percorsi che siano valutati più funzionanti rispetto a quello della via Italica. Perché? Perché naturalmente l'obiettivo dei percorsi ciclabili e anche di questo progetto non è soltanto, e lo è molto, ma non è soltanto, diciamo, di creare dei percorsi cicloturistici. L'obiettivo di questo progetto è anche spostare mobilità dal traffico carrabile alla bicicletta. La scommessa, no, che sta dietro il tema della mobilità sostenibile è duplice: da un lato ridurre i flussi di traffico con l'automobile, permettendo alle persone di utilizzare la bicicletta negli spostamenti anche quotidiani che si fanno per ragioni di lavoro o di vita, e dall'altro lato avere, diciamo, un'offerta anche da questo punto di vista più qualificata sotto il profilo turistico. Siccome loro valutano correttamente, a nostro giudizio, che la via Italica sia la via principale di collegamento fra Camaiore e Lido di Camaiore, anche per la qualità e la quantità delle funzioni e dei servizi che vi si affacciano, ritengono che più il percorso ciclabile è in linea con la via Italica, più è capace di soddisfare l'obiettivo e l'esigenza di rappresentare un'alternativa all'uso dell'automobile. Più è lontano dalla via Italica, più può avere una valenza magari di tipo cicloturistico, ma meno importante dal punto di vista della capacità di incidere sui flussi di traffico. Quindi intorno a questo concetto, loro lo chiamano banner, la via Italica è un banner, si deve cercare di capire qual è la soluzione migliore. La ragione per la quale, per esempio, il comune, in particolare il vice sindaco Pierucci,
a un certo punto utilizzato la via Gasperini come alternativa adeguata, perché è molto vicina alla via Italica stessa in quel tratto, è per esempio che sulla parte più a mare la via Italica è molto stretta e inserirvi una pista ciclabile in sede propria avrebbe creato, insomma, problemi notevolissimi per la ripresa della carreggiata. Mentre la via Gasperini questo problema, diciamo, non ce l'ha, perché ha una larghezza adeguata e consente la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria con tutte le caratteristiche e le qualità funzionali del caso. Ripeto, c'è tutto invece da capire per quello che riguarda il tratto più a monte. Ora, io vi indico semplicemente le alternative possibili. Si va dalla realizzazione della pista ciclabile in sede propria, diciamo che noi come amministrazione saremmo orientati a realizzare la pista ciclabile in sede propria laddove la via italica per larghezza lo consente, senza pregiudizio del sistema dei parcheggi esistente, soprattutto nella zona dei centri commerciali naturali, perché ci sembra che sarebbe sbagliato, diciamo, mettere in difficoltà il sistema dei parcheggi carrabili dei centri commerciali naturali per farci passare la pista ciclabile in sede propria. E quindi lì bisognerà capire poi, a seconda dei tratti interessati, qual è l'alternativa. Tenete presente che noi nel piano operativo abbiamo previsto anche che lungo la via Italica si possano realizzare dei parcheggi, ma questo ovviamente questa è ovviamente una prospettiva di medio-lungo periodo e quindi si può anche pensare a un certo punto di, anche in tratti dove diciamo la via italica è più stretta, di no, accompagnare una pista ciclabile in sede propria alla realizzazione di nuovi parcheggi che eventualmente siano più che compensativi di quelli che dovessimo perdere, ma non è una prospettiva di breve periodo. Ed è in ogni caso una cosa che di volta in volta andrebbe ragionata e discussa con le categorie economiche che vivono intorno alla via italica. E quindi, diciamo, nel breve periodo l'orientamento dell'amministrazione è fare la pista ciclabile in sede propria dove la larghezza della via italica lo consente, senza pregiudizio del sistema dei parcheggi, e utilizzare altri sistemi che prevedono forme di promiscuità fra le auto e le biciclette, laddove le larghezze della strada non consentano la pista ciclabile in sede propria. Tenete presente che il codice della strada oggi prevede novità, oggi è da più di un anno che prevede novità da questo punto di vista, perché mentre una volta l'unico sistema di promiscuità bici-auto era quello delle cosiddette zone 30, adesso per esempio esiste un sistema chiamato delle corsie ciclabili che sostanzialmente non sono la pista ciclabile in sede propria, sono la realizzazione di segnaletica orizzontale che individua in ciascuna semicarreggiata nella direzione di marcia delle automobili un ambito preferenziale delle biciclette che per legge non deve avere una larghezza minima. Quindi questo significa che uno disegna nella semicarreggiata di riferimento con nella direzione di marcia delle automobili di quella semicarreggiata, una striscia più o meno larga, anche colorata in modo diverso e individuata attraverso un apposito simbologia e tratteggio, dove diciamo preferibilmente ci vanno le biciclette. E questo diciamo chiama l'automobilista ad avere un'attenzione maggiore nella percorrenza della strada perché si capisce che lì ci sono le biciclette. Chiaramente è una soluzione meno qualitativa sotto il profilo della funzionalità rispetto alla pista ciclabile in sede propria, ma ha il vantaggio di essere adattabile a tutte le larghezze sostanzialmente della strada e ha anche un costo notevolmente più basso. E nulla vieta di immaginare che, per esempio, possa essere una soluzione anche valida per un certo periodo di tempo, in attesa che magari si creino le condizioni per realizzare, no, opere più complesse che prevedono magari anche la realizzazione di nuovi parcheggi. Tenete anche presente che nel tratto più importante, quello di collegamento con la stazione, perché è quello sul quale la Regione vuole ragionare subito,
C'è anche un ambito lungo il Trebbiano che si vede molto bene in un tratto della Via Italica, dove c'è in particolare l'ex Carosello, per capirsi. Lì il lungo Trebbiano è molto vicino alla strada, c'è un ambito verde molto bello, per cui si può immaginare anche, per esempio, di utilizzare quello. Il Trebbiano è un tema, perché può essere una alternativa anche alla Via Italica. È chiaro che più si allontana dalla Via Italica, più diventa complicato, e poi naturalmente lì c'è un problema di larghezze diciamo così, no, insomma, degli argini, e quindi va capito, insomma, va capito bene che livello di fattibilità ci può essere, nella consapevolezza che magari, insomma, la percorribilità non è esattamente quella, a seconda delle caratteristiche dei luoghi, che ci può essere su una strada, insomma, no? Noi, per esempio, abbiamo fatto un percorso ciclabile lungo fiume Camaiore, funziona molto bene anche dal punto di vista della percorribilità, però avevamo, diciamo, un argine sufficientemente largo che ci ha consentito di realizzarlo. Il Trebbiano è un ambito un pochino più complicato da questo punto di vista. Quindi, questo è il tema fondamentale, diciamo così, che dobbiamo discutere. Sapendo che fino alla carrozzeria stadio, se uno appunto si proietta verso il capoluogo, il percorso ciclabile funziona abbastanza bene, perché si svolge lungo fiume, si attraversa all'altezza dell'Incava, si prende via del Pezzigno, e con quel sistema di viabilità alla carrozzeria stadio ci si arriva molto bene, ed è un tratto di percorso ciclabile già esistente che va un pochino mantenuto, ma funziona molto bene, perché un tratto è, diciamo, solo delle biciclette, quello lungo fiume sostanzialmente è solo per le biciclette, e l'altro tratto, quello, diciamo, andando verso mare, il lato destro della provinciale, e quindi dopo l'Incava, è comunque una viabilità molto secondaria, molto poco percorsa dalle automobili, che funziona molto bene. Quindi, diciamo, il tema progettuale riguarda il collegamento fra la carrozzeria stadio e appunto il mare, col primo tratto che Marcello Pierucci, attraverso l'ufficio tecnico, ha già progettato, e anche con una possibilità alternativa che riguarda il tratto che sta fra la carrozzeria stadio e la rotatoria della Melca, perché avendo noi chiesto alla SALT che realizzasse, scusate, sin da subito, quando approvammo il progetto, il sottopasso ciclabile, che è al Ponte di Sasso, nulla vieta di immaginare che, arrivati alla carrozzeria di Capezzano, insomma davanti alla Melca, si possa andare alla rotatoria del Ponte di Sasso e da lì andare subito lungo fiume verso Camaiore, perché c'è Via delle Capanne, che è vero che è una strada aperta anche alle auto, però è molto molto poco trafficata, e quello è un bellissimo ambito, per esempio, da fare in bicicletta. Quindi la discussione è molto preliminare, guardate, siamo partiti molto per tempo, perché non c'è, tranne la parte già progettata dal comune, indipendentemente dal percorso che sta facendo la Regione Toscana, per il resto non c'è un progetto. E quindi si tratta di ragionarci, di ascoltare le opinioni, e per poter, quando incontreremo la Regione, insomma, sottoporgli una serie di idee, che poi dovranno anche fare i conti con le risorse disponibili. Quello che è certo, e noi ci teniamo molto a dirlo, è che questa della mobilità ciclabile è una scelta strategica sulla quale l'amministrazione, come dire, ragiona sulle modalità, ma non ragiona sul se si fa. Perché? Perché è una scelta strategica. Il mondo va in questa direzione, il recovery plan finanzierà tantissimi interventi sulla mobilità ciclabile, la quota di turisti che cerca l'uso della bicicletta nel tempo libero legata alle vacanze è in costante aumento, con numeri impressionanti. Gli obiettivi di qualità della vita che riguardano le famiglie, i cittadini, i bambini, le utenze più deboli, incrociano perfettamente l'esigenza di una mobilità ciclabile che funzioni. Quindi ci vuole ascolto, intelligenza, laicità nelle soluzioni,
ma molta determinazione nell'andare avanti. Molta determinazione nell'andare avanti perché se il nostro comune, che ha un unicum rappresentato dal fatto che siamo nel Parco delle Alpi Apuane e al tempo stesso abbiamo uno dei mari più importanti a livello internazionale che esista, se il nostro comune non vive, non dovesse vivere il collegamento ciclabile tra monti e mari come un fatto strategico, perde un'occasione di sviluppo economico e di miglioramento della qualità della vita di chi, o perché ci vive, o perché ci viene per ragioni turistiche, frequenta il nostro territorio. Per noi questa è una scelta strategica, e sarà una scelta con la quale, insomma, almeno dal nostro punto di vista, si dovranno confrontare anche le amministrazioni che verranno. Il libro su come realizzare questo collegamento, a parte il primo tratto di Via Gasperini, è aperto e quindi ragioniamo volentieri di come realizzare questo collegamento, che però appunto è un obiettivo strategico per la città, intorno al quale si possono tra l'altro anche raccogliere investimenti importanti finanziati dall'Unione Europea, che possono anche essere riqualificazione dei luoghi, perché poi quando realizzi una pista ciclabile, riqualifichi i luoghi dove la pista ciclabile passa, perché sei costretta a rimettere mano al sistema di marciapiedi, al sistema della pubblica illuminazione. Quindi è anche politica di riqualificazione nel senso della bellezza e della funzionalità dei luoghi del nostro comune. Nel frattempo vedo che è arrivato, se non sbaglio, uno dei garanti di zona, giusto? Andrea Giorgetti. Quindi Buonasera, scusate il ritardo. siccome il regolamento prevede che sia lui a gestire l'assemblea, io gli lascio volentieri la parola, semplicemente però semplicemente anticipandogli che il sindaco non c'è per diciamo, un impegno sopravvenuto e imprevisto. Io ho fatto l'introduzione, ho finito come assessore, diciamo, alla mobilità. Ora qui abbiamo presente anche il vice sindaco, che invece si occupa della parte, diciamo, della messa a terra, come dico io, della programmazione, nel senso che si occupa ovviamente della progettazione delle opere pubbliche. Io non so, Marcello, se vuoi intervenire ora, vuoi intervenire dopo, come ti pare a te, e nel frattempo lascio ovviamente ad Andrea Giorgetti, che è il garante di una delle due zone riunite oggi. Allora, intanto scusatemi il ritardo, ma per motivi di lavoro mi sono collegato ora. Allora, intanto ringrazio l'assessore Leo. Se il vice sindaco Perucci vuole partecipare, intanto ci illustra anche lui la situazione, è gradita. Quindi, Marcello, a te la parola. Allora, io posso brevemente integrare quanto chiaramente già illustrato da Simone, che in sostanza è l'artefice, è quello che, diciamo, ha organizzato, diciamo, e che ha pensato fin dall'inizio la programmazione di questo sistema di piste ciclabili, che in qualche modo dovrebbe avvicinare con la mobilità leggera le diverse parti del nostro territorio. E sulla base chiaramente delle sue programmazioni, noi per accelerare il tempo come settore lavori pubblici siamo partiti già da oltre un anno, diciamo, per fare quello che era realizzabile, per iniziare un attimino questi percorsi, uno dei tratti su questi percorsi, per, diciamo, dare inizio nel tempo più breve possibile diciamo, a questa programmazione del nostro territorio. Praticamente, come diceva prima l'assessore Leo, cioè nonostante lui si ritenga la regione abbia ritenuto la via italica, diciamo, punto fermo della percorribilità ciclabile dall'entroterra verso il mare, cioè avevamo un tratto della via italica che era assolutamente impercorribile per le sue dimensioni e per lo sviluppo commerciale che ha avuto in quel tratto, ossia dal mercato ortofrutticolo verso il mare. Per questo la prima esigenza era quella di trovare un'alternativa a questa percorribilità. L'alternativa era stata individuata con un percorso che per me è già arrivato a termine, nel senso che abbiamo fatto da oltre 2 anni di discussioni, incontri anche col garante di zona Giorgetti,
è stata individuata su via Gasperini, perché via Gasperini, abbiamo detto più volte, però lo ripeto, è l'unica strada che ha una direttrice Mare Aurelia non interrotta, quindi viene sparata sul mare, quindi non ha interruzioni, e perché ha dimensioni tali da consentire una percorribilità di carreggiata, due marciapiedi, un parcheggio su un lato, parcheggio in linea su un lato e la pista ciclabile in sede propria. Quindi è l'unica strada di Lido di Camaiore che aveva queste caratteristiche per dimensioni e per caratteristiche che era lineare dall'Aurelia verso il mare. Per quello fu scelta questa. Siamo in uno stato molto avanzato, quindi diciamo questo tratto di pista ciclabile, oggi se non sono iniziati i lavori è solo perché i commercianti ci hanno chiesto una pausa nel periodo estivo, però diciamo non è più in discussione, nel senso che ormai è un percorso che ha fatto tutti i suoi passaggi e che subito dopo le ferie estive vedrà la sua realizzazione. Da un punto di vista invece, visto della sua realizzazione, che però non ha ancora un tracciato definito, è come raggiungere i pressi del mercato ortofrutticolo dalla via Aurelia. È lì che ancora si può fare un ragionamento. Questo ragionamento, chiaramente c'è un'idea di base che è quella sicuramente di percorrere via delle serre. Poi, come si parlava prima di questa riunione, abbiamo diverse alternative. Quella che insomma sembrerebbe percorribile in maniera diciamo più agevole potrebbe essere quella fra via Civitale e via Tintoretto, insomma cercando di individuare in quell'area un percorso soddisfacente. Dopodiché chiaramente dall'Aurelia e dal mercato chiaramente è tutta da pensare chiaramente da un punto di vista della sua programmazione. Quindi da un punto di vista prettamente operativo oggi il tratto su cui noi nei prossimi giorni ci ritroveremo a discutere magari potremmo tratto dall'Aurelia al mercato ortofrutticolo, che dovremmo chiaramente individuare in maniera, insomma, individuare quale può essere il tragitto migliore e sul quale, anche dal punto di vista urbanistico, siamo già pronti per poter procedere e andare avanti. Insomma, sarà una discussione che noi dovremo fare in breve tempo. Forse sarebbe opportuno arrivare già alla fine dell'estate a avere idee chiare da questo punto di vista, e quindi sarà mia cura coinvolgere di nuovo anche il garante di zona, e perché insomma lì è una scelta importante, determinante questo tratto, perché chiaramente si entra in un'area molto particolare che è giusto programmare nel giusto modo. Ultima cosa, il tratto di Via delle Serre chiaramente ci consente anche altre opportunità, come quella di procedere su Via delle Barbate e poi andarci a collegare con quella via Fratelli Rosselli e poi proseguire verso Viareggio, o quella, una volta arrivati al mercato ortofrutticolo, abbiamo più opportunità per raggiungere invece la zona dell'ospedale con una delle traverse che è presente presso il mercato ortofrutticolo. Quindi lì chiaramente anche questo sarà oggetto di confronto e di discussione. Oggi però, diciamo, il ragionamento più imminente da un punto di vista operativo, e non, quindi per quanto mi riguarda come assessore ai lavori pubblici, è individuare in tempi diciamo, adeguati come poter raggiungere le vicinanze del mercato ortofrutticolo dall'Aurelia, dall'incrocio di Via delle Serre. Marcello, scusa se ti interrompo. Brevissima domanda. Mi facevo questa domanda qua, ma il passaggio, forse l'avete già esposto prima quando non ero presente, ma il passaggio della pista ciclabile, cioè l'attraversamento della pista ciclabile sull'Aurelia, come avete pensato di risolvere questa problematica, a mio avviso? Ecco, questo è un tema. Allora, noi chiaramente verrà attraversata con un parcheggio. Ora, è in fase di definizione il progetto esecutivo, perché praticamente siamo pronti a cantierabile il primo pezzo. Siamo in fase di progetto esecutivo, quindi proprio di dettaglio, quindi anche sul tema di attraversamento della Via Aurelia.
Nel mese di giugno chiaramente ci verranno prospettate dal punto di vista progettuale le soluzioni. Chiaramente non saranno soluzioni in questo momento, anche per una questione di capacità di investimento di grossa portata, per intenderci, ci sarà certo un sottopassaggio, Questo chiaramente eventualmente potremo integrare in un secondo momento, ma sarà una soluzione a caso che consentirà nel miglior modo possibile un attraversamento in sicurezza. Quindi con luci adeguate, con segnaletica adeguata, con lampeggianti adeguati, con una serie di condizioni, insomma, per attraversare più in sicurezza possibile. Allora, grazie per la risposta. E, siccome se ci fossero persone interessate a intervenire, io vedo pochi nel video, però ecco, basta alzare, pigiare il microfono, dire chi è che vuole parlare e lo facciamo parlare tranquillamente. Io. Prego. Detto signor prima io Farnesi. Ok, prego. Io Marco Bianchi. Sì, allora dopo il signor Bianchi, ora prima il signor Farnesi. Prego, signor Farnesi. Io mi riallaccio a quanto detto da Simone Leo, che parlava della pista in via italica e di creare eventualmente parcheggi, addirittura il numero superiore dei posti che saranno persi. Io abito in via Gasparini, vicino qui all'Aurelia. La realizzazione della ciclabile su questa strada toglie tutti i parcheggi di un lato della strada. Ora, se io mi faccio una casa, il comune mi obbliga a fare i posti auto, mentre qui il comune viene e i posti auto li toglie, per giunta tra quelli gratuiti. Io penso che fino a quando non c'è la possibilità di creare dei parcheggi alternativi a quelli eliminati, qui non sia il caso di andare avanti. Per me non sarebbe il caso neanche di fare l'ultimo pezzo. Perché l'attraversamento dell'Aurelia, io mi sembra che le piste ciclabili si tende a farle nei pressi delle rotatorie dove le auto rallentano. Vedi Viale Apua. Pensare di far passare monopattini elettrici e biciclette elettriche dei ragazzi qui a dritto sull'Aurelia tra due rotatorie, secondo me sarà una roulette russa e vi prenderete le responsabilità di quello che ci succederà. Poi, l'apertura stessa della strada, io che lavoro alla SALT, mi ricordo quando è stata fatta la rotatoria di via Fratelli Rosselli, alcuni di noi proposero di spostarsi su via delle Serre, ma l'ANAS non dava il permesso di aprire la strada perché gli incroci li hanno eliminati con le rotatorie. Quindi che venga aperta una via che tira dritto sull'Aurelia mi sembra strano. Per di più ce n'è una a 15 metri accanto, che è la via Pitagora aperta. Non mi sembra un percorso fattibile. A quanto poi ho capito, appunto, di progettato non c'è niente da Lido a Camaiore. Quindi si fa questo pezzo, che secondo me rimarrà come il pezzo di Villa Fratelli di Rosselli, fine a se stesso. Voglio capire questo, perché qui noi con i posti abbiamo fatto un conto, considerato che a Roma fino qui all'Aurelia d'estate vengono parcheggiate le auto su tutti e due i lati della strada e le biciclette già la percorrono, avanti e indietro, perché è poco transitata la via Gasparini. Tutti i posti che si perdono, e sono decine, creeranno problemi in tutto il Lido, perché chi non parcheggia qui si sposterà, ma per noi d'inverno, se va avanti com'è il progetto, non sono sufficienti nemmeno ai residenti i posti che rimangono su via Gasparini. C'è il parco qui davanti, ci sono degli altri campi accanto, dico, la possibilità poi di fare i parcheggi ci sono. Quando ci sono i parcheggi si parla di fare la ciclabile, secondo me. Io parlo a nome già qualcuno che sta qui vicino a me, vedo il collegato, e altri sono d'accordo con me, ci siamo sentiti qui. Comunque vi pongo sempre il problema dell'attraversamento dell'Aurelia, che secondo me è folle, folle. Bene, grazie signor Farnesi. C'è qualcuno dei nostri amministratori che vuole rispondere a Luca? Io posso rispondere.
Grazie, Marcello. Non ci sono le dimensioni assolutamente per le doppie. Se voi andate anche adesso in questo momento su Google Maps, vi potete rendere conto che eventualmente il parcheggio non ci sono stalli, zero stalli, perché probabilmente non ci sono nemmeno col doppio senso le misure per uno stallo, ma eventualmente c'è solo su un lato e anzi noi lo regolarizziamo su un lato, quindi non andiamo a perdere zero posti, nessun posto. Guardate, potete aprire in questo momento Google Maps, chi ce l'ha? Scusa, non, Marcello, non Potete. sono No, scusa, segnati. scusa, l'ho fatto parlare, fammi finire. Ma non sono Potete segnati, aprire. ma la gente ci perde. Scusa, Luca. Allora, potete aprire in questo momento Google Maps, vi rendete conto con facilità, l'ho aperto in questo momento, andate su via Gasperini nel tratto vicino all'Aurelia, che infatti le macchine sono sul lato destro e basta. Quindi non è vero dire che ci sono le macchine parcheggiate su due lati, perché non consentirebbe il doppio transito, o perlomeno lo consentirebbe in una situazione di estremo pericolo che non può essere autorizzata in questo modo. Quindi non ci sono perdite di posto. Poi, torno a ripetere, su questo tema della ciclabile fino a via Macchia Montegiolini, fino all'Aurelia, ci abbiamo fatto un processo 2 anni, quindi tempo è finito, cioè non è che si può ridiscutere questo. Ha partecipato alle forze politiche, il garante di zona, Andrea mi sei testimone, vero? Garante di zona, è stato condiviso anche col garante di zona, è stato diviso con cittadini, abbiamo fatto 2 anni, quindi questo non è che si può rimettere in discussione. Oggi si può parlare dalla via Aurelia in poi, come arrivare a Camaiore, però non si può certo rimettere in discussione questo tratto. Questa è, come diceva Simone, è stata individuata come un percorso strategico che ormai non può essere più oggetto assolutamente di discussione. Però torno a ripetere, non si perderanno assolutamente posti, perché vi invito tutti a vedere in questo momento la foto. Vi rendete conto che non ci sono gli spazi e che anche in quella foto gli unici spazi sono su un lato della strada e un lato sul nostro progetto di parcheggio rimarranno anche sul nostro progetto. Poi le questioni un po' più di dettaglio legate alla viabilità, alla percorribilità, li vedremo con ANAS. Oggi si parla di pista ciclabile, quello è un punto fermo. La pista ciclabile di lì ci deve passare perché è strategica per il nostro comune. Poi chiaramente se possiamo trovare delle strade migliori, delle migliori soluzioni per la percorribilità carrabile, ben venga, nel senso, Luca ci siamo già anche incontrati, sai, hai avuto massima apertura e non possiamo continuare questa cosa. Però oggi io ho un appalto già pronto per partire i lavori, uno con progetto esecutivo, anche volessimo, non è un'opera che quella della pista ciclabile che possiamo mettere in discussione, anzi. Un secondo, Marcello, però diciamo le cose come sono. Se te non me li conti perché non sono segnati, ti dico le strisce non ci sono in tutta via Gasparini, neanche in marciapiedi. Ma siccome l'estate verrà, ti farò le foto. Durante la stagione Andrea Giorgetti sta lì, sono parcheggiate su due lati le macchine, tutte, tutta la via, fino alla via Roma. Non lo fanno di là perché è più stretta. Non mi dico non ci sono Luca, parcheggi, non ci sono le strisce, non ci sono parcheggi, non c'è neanche non ci sono, marciapiedi. non ci sono le dimensioni per il doppio parcheggio. Scusa, mi parli te di sicurezza e poi mi fai Ma ci permettere. parcheggiano, la via ha Capito? senso unico ora Non e ci è che se uno parcheggiano. lascia la macchina nel posto per disabili si può accettare perché la lascia nel posto dei disabili. No, ma Mettere la macchina che nel posto noia dei dà? disabili, cioè, non si può. Quindi lì non ci sono le misure per il doppio parcheggio. Se poi qualcuno va contro il codice della strada e fa delle Quest'estate ti cose che non manderò si le possono foto. fare, non è che noi possiamo tenere conto delle cose che non si possono fare. No, va Lì bene, le allora doppie me le devi macchine fare le non ci multe. possono stare. Ah, ma andare Capito? vigile a fare le multe. Ci sono Non stati ci possono fare sempre. multe, non è guarda. Quest'estate ti farò le foto alle macchine che Se ci li sono. manda davvero dopo vigile a fare le multe, o glielo chiede, già le fanno, o glielo chiede di fare le multe, Luca. Non glielo chiedere, per amor di Ma mi puoi Dio. dire che ci sono Però parcheggi? torno a ripetere, questo è un tema che ormai non è più in discussione, questo tratto. 2 anni ci abbiamo parlato di questa pista ciclabile. Bene, mi pare che Almeno ci fosse. Sì? io. Sì, ecco, mi pare che ci fosse un altro signore che si era prenotato. Bianchi. Prego. Bianchi. Sì, prego, parli pure.
Allora, mi rifaccio un attimo a quello che diceva Simone Leo per quanto riguarda la ciclabile a mare. Se non ho capito male, nella zona di Marina di Pietrasanta si possa pensare di togliere la pista ciclabile lato stabilimenti balneari per farla nella parte opposta. Ora io mi domando che la pista ciclabile esistente che parte dal molo di Viareggio e va fino in sicurezza fino a Vittoria Coania, dove ci possiamo mandare qualsiasi persona, anziani e giovanetti, proprio in sicurezza perché non si distacca mai da nulla, fino a Vittoria Coania, ecco, solo il pensiero di poter spostare un pezzo, interrompere una pista ciclabile di questo interesse portandola dall'altra parte della strada, con tutte, mi immagino, le problematiche di persone che poi dopo per accedere agli stabilimenti balneari, che ne so, attraversano il viale Bernardini o il viale di Marina Pietrasanta, che non mi ricordo come si chiama, viale Roma. Roma. Ecco, in su e in giù mi sembra una cosa che insomma, è strana, ecco, interrompere un collegamento dal molo di Viareggio fino a Vittoria Coania. Si dice che l'uscita degli stabilimenti balneari a Marina Pietrasanta c'ha subito la pista ciclabile attaccata. Vabbè, uno lì può trovare anche delle soluzioni diverse, insomma, e in ogni caso il principio del fatto che bisogna naturalmente privilegiare la mobilità ciclabile e deve prevalere sul fatto di questa invece mobilità meccanica. Quindi lo trovo un po' curioso. Poi per il resto, vabbè, è un progetto interessante quello di collegare Camaiore al mare, che avrà chissà quando sarà realizzato, perché le problematiche ci sono, i tempi sono lunghi, ma senz'altro è un primo momento per poter segnare sulla carta che c'è questa possibilità con tutto quello che è stato detto. Ora, dico due parole per quanto riguarda la via Gasparini. Ora, personalmente io abito nel quartiere dei Parchi, ex 167, e naturalmente è importante poter con la bicicletta poter andare al mare attraverso la via Gasparini, perché è stato detto è una strada tranquilla e tutto. È da tanto tempo che io cerco di ottenere almeno le strisce per attraversare l'Aurelia, perché effettivamente l'Aurelia è un problema e che purtroppo ancora oggi le strisce non ci sono, eppure ci sono state. Allora io stamattina ho fatto alcune foto lì alle Focette, perché sul prolungamento di via Cavour c'è stato l'attraversamento sull'Aurelia in modo interessante, nel senso abbastanza protetto, con illuminazione e con segnaletica perfetta. Ecco, io credo che il collegamento via Gasparini, via delle Serre, è possibile farlo in quella maniera. Secondo me, poi, però, il problema della via Aurelia come pericolo per la bicicletta, secondo me si può anche interrompere, cioè si può scendere di bicicletta, attraversare l'Aurelia a piedi e poi rimontare in bicicletta verso i monti oppure verso il mare. Ecco, però è importante al di là della ciclabile che, come detto, lì è stata progettata e realizzata e verrà realizzata, ecco, è importante che
invece sull'attraversamento dell'Aurelia ci si spenda qualcosa già fin da ieri. Ecco. Poi la soluzione della via Trieste fino all'Aurelia, personalmente non vedrei l'apertura sull'Aurelia, però potrebbe essere risolvibile con una serie di parcheggi, come diceva Luca Farnesi, e lì gli spazi ci sono e quindi ci possono anche diventare. Giustamente, se ci si comincia a pensare ora, penso che ci siano tutti i tempi per poter realizzare una cosa interessante che sia di giovamento a tutti, principalmente ai residenti che sono lì dalla via Trieste fino all'Aurelia. Grazie. Sì, volevo chiedere una informazione. Dica. Non so se mi sentite, mi vedete. Sì, prego. Volevo domandare, siccome qualche anno fa so che è stata fatta una pista ciclabile, o perlomeno è stato tentato di fare una pista ciclabile di collegamento tra Via del Secco e Camaiore. Ora, se non ricordo male, non è che la frequenti tanto quella zona, perché sto più in lato Fossa dell'Abate, la parte di Via del Secco fino all'Aurelia mi sembrava che fosse stata completata con un cordolo e quindi si riusciva ad arrivare fino all'Aurelia, poi lì c'è la rotatoria, c'era un attraversamento e successivamente era stata fatta una segnaletica orizzontale, c'erano, mi sembra, addirittura due cartelli che indicavano itinerario 1 e itinerario 2 che andava poi nelle campagne, arrivava a Capezzano e poi in qualche maniera si arrivava anche a Camaiore. Ecco, volevo sapere se questo progetto era stato abbandonato, la motivazione per cui era stato abbandonato, se non era stata trovata poi una soluzione per raggiungere Camaiore. E poi volevo chiedere, vuole rispondere, dica, prego, signora Bocciardi, scusi. Io abito in zona Fossa dell'Abate, no? E l'altro giorno con mio marito siamo andati a Camaiore passando lungo fiume, chiaramente attraversando con grandi rischi le due rotatorie della Cittadella e della Tuffatrice, e poi dopo siamo passati dalle Bocchette, abbiamo fatto la strada lungo fiume che non è molto frequentata e abbiamo scoperto che era stato fatto quel bellissimo sottopasso sulla Sarzanese che porta poi a Camaiore. Quindi volevo capire se c'era un progetto, qualcosa per poter realizzare, non dico una pista ciclabile, ma magari ecco una strada come spiegava l'assessore Leo, con una segnaletica orizzontale che indichi che da lì ci potrebbe passare anche un percorso ciclabile che arriva a Camaiore. Prego, assessore Leo. Allora, il percorso, diciamo, che porta al Secco funziona molto bene fino a Capezzano, perché sostanzialmente utilizza il lungo fiume e delle vie secondarie e delle vie secondarie che sono poco percorse dalle automobili. Da Capezzano in poi c'è bisogno che quel percorso, diciamo così, venga via via, e noi insomma lo facciamo, però le risorse sono quelle che sono, quindi si fa il possibile, venga via via mantenuto attraverso la segnaletica verticale orizzontale, perché le zone 30 hanno il problema della promiscuità fra automobili e biciclette, e quindi serve molta segnaletica per diciamo dissuadere gli automobilisti da comportamenti che non siano consoni rispetto alla zona 30. Non è quel percorso lì in alternativa con quello della Via Italica, è un percorso esistente che va mantenuto. Cioè, noi dobbiamo immaginare che dobbiamo irradiare il comune di Camaiore di percorsi ciclabili, perché è il futuro, perché la mobilità ciclabile è il futuro,
e sarà sempre di più cercata sia da chi vive nel territorio sia da chi ci viene per ragioni turistiche. Ragione per cui, per esempio, quel sottopasso ciclabile che noi abbiamo voluto 9 anni fa, perché avevo io la delega ai lavori pubblici e partecipai ad una conferenza dei servizi dove venne approvato quel progetto di rotatoria della, lì al Ponte di Sasso, e fummo noi come Comune di Camaiore a chiedere che venisse inserito il sottopasso ciclabile, perché non c'era il sottopasso ciclabile. Quel sottopasso va valorizzato anche nella direzione di Viareggio, cioè del collegamento Camaiore-Viareggio. Peccato che non si possa sfruttare il lungo fiume dopo il Ponte di Sasso verso il mare. Se ne può sfruttare forse un tratto, ma poi c'è il muro che è stato realizzato per la messa in sicurezza del fiume e quindi diventa molto complicato. Però per esempio c'è tutta la via delle Bocchette che può essere valorizzata. In certi punti c'è anche, in gran parte dei tratti, anche la larghezza per ospitare un percorso ciclabile. Qui si tratta, piano piano, raccogliendo gli investimenti dell'Unione Europea che passeranno attraverso il recovery plan, di realizzarle queste cose. Il percorso ciclabile Camaiore Secco fu realizzato con i soldi della Regione Toscana. Noi partecipammo a un bando della Regione Toscana e prendemmo i soldi della Regione Toscana, perché sulla mobilità ciclabile, insomma, via via le risorse si trovano. E nonostante il percorso, per esempio, Camaiore Secco sia un percorso che, ripeto, da Capezzano verso mare funziona peggio rispetto al tratto Capezzano-Camaiore, e se voi ci andate in quel percorso ciclabile e se voi ci andavate nel periodo del lockdown, era frequentatissimo dalle biciclette, perché comunque le persone lo hanno riconosciuto come un percorso ciclabile. E quindi, anche se noi dobbiamo magari fare una manutenzione attenta, perché via via, no, la segnaletica orizzontale in particolare si consuma, però è un percorso che viene fatto dalle biciclette. È chiaro che una pista ciclabile in sede propria ha altre funzionalità dal punto di vista, no, della qualità, della sicurezza, ma per esempio quel percorso lì non era adatto a ospitare una pista ciclabile in sede propria, perché le strade non sono sufficientemente larghe. Per cui la risposta è no, quel percorso lì non lo abbandoniamo, gli va fatta un po' di manutenzione, è un percorso, diciamo, più cicloturistico, chiamiamolo così, mentre il percorso che deve stare vicino alla Via Italica o addirittura sulla Via Italica è un percorso che, oltre ad una valenza turistica, può avere proprio una valenza di spostamento del traffico dall'automobile all'uso della bicicletta. Tenete presente che oggi con una bicicletta elettrica Camaiore Lido si fa in tempi molto ragionevoli, e anzi durante l'estate io sono pronto a scommettere che se uno prende una bicicletta elettrica fa prima in bicicletta che con la macchina, considerando che poi ci sono i problemi di parcheggio che segnalava anche ora Luca Farnesi. Lo sappiamo bene che l'estate no, a Lido di Camaiore ci sono problemi di parcheggio. Volevo dire un'altra cosa. Noi, lo dico a Luca Farnesi, noi, Luca, nel piano operativo un sistema di parcheggi l'abbiamo previsto anche lungo la via Gasperini, eh? Sicuramente abbiamo previsto quello vicino al Parco Pitagora, non mi pare onestamente ce ne siano altri, però per esempio lì un parcheggio l'abbiamo previsto. Però onestamente, fermo restando che no, uno cercherà, diciamo, le soluzioni, no, migliori per i residenti, Marcello Pierucci è versato al dialogo, quindi continuerà a dialogare. Però dobbiamo anche dire che in via Gasperini c'è un maxi parcheggio, quello di Piazza Ferrari, che è largamente inutilizzato, soprattutto nel periodo invernale. E guardate, anche nel periodo estivo a volte è poco utilizzato. Quindi noi onestamente lì non siamo in una zona dove i parcheggi non ci sono. Capisco che poi magari rispetto al tratto più verso la via Aurelia ci si possano essere dei problemi, però non è, cioè quella è una zona dove un sistema di parcheggi esiste, lo possiamo implementare, ma un sistema di parcheggi esiste. E per esempio un'altra riflessione che noi possiamo fare,
è anche quella di cercare di capire se alcuni parcheggi, proprio perché c'è il parcheggio di Piazza Ferrari che è enorme, non possano anche essere semplicemente riservati ai residenti. Quei parcheggi che regolarmente potranno essere individuati, come diceva il vice sindaco Pierucci, possiamo anche immaginare che possano essere riservati a chi vive magari in quella via, proprio perché magari abbiamo un parcheggio molto grande che deve essere più usato dai turisti. Sono tutte cose che si possono ragionare, però diciamo, sarebbe poco serio e poco onesto dire che stanno nello stesso, diciamo, tempo della realizzazione dell'opera pubblica, perché la realizzazione dell'opera pubblica con quel percorso partecipativo che il vice sindaco ha già fatto è più avanti, siamo in parte appaltata e in parte siamo al progetto esecutivo, però lì esiste un sistema di parcheggi, non è vero che non esiste, siamo in una delle zone dove il sistema di parcheggi è migliore, quindi dobbiamo anche un po' cercare di, come dire, di non rimanere fermi, no? Come dire, nell'esigenza magari che tutto sia apprezzato da tutti. È chiaro che il passaggio di una pista ciclabile dei cambiamenti li implica, però in quella zona l'organizzazione della mobilità, le previsioni del piano operativo ci possono poi consentire, insomma, di eliminare anche quei piccoli disagi che ci possono essere in una fase di breve periodo. Io sono convinto che quella via ne uscirà valorizzata dalla pista ciclabile, soprattutto per chi ci vive, perché poi chi ci vive è il primo a usare la bicicletta per andare verso mare, no? È il primo che usa la bicicletta per spostarsi al Lido di Camaiore e potrà usarla con maggiore sicurezza, con maggiore qualità della vita. Quindi valorizzerà la residenzialità in quella via. Quella via diventerà più bella con la pista ciclabile. Quindi noi dobbiamo anche, insomma, cercare, no, di guardare le cose, insomma, a 360 gradi rispetto a delle scelte che veramente sono strategiche per la qualità della vita, per chi vive e per chi viene nel nostro territorio per ragioni turistiche. Quindi ci sono lì le condizioni anche per migliorare lo stato dei luoghi e della mobilità. Sarebbe sbagliato non andare avanti con un'opera che è appaltata. Ecco, insomma, sarebbe veramente una roba da irresponsabili, dico, da parte di chi amministra. Ecco, questo noi ovviamente non lo faremo, insomma, ci mancherebbe altro. C'è un'opera appaltata, un'opera utile alla città, cerchiamo di venire incontro il più possibile, no, a problemi che vengono segnalati, ma senza perdere l'obiettivo di interesse generale, che è anche di interesse e utile a chi vive lì, per le ragioni che insomma che stiamo discutendo qua. Grazie, assessore Leo. Ci sono altre domande? Ecco, sì. Aliso. Sì. Dunque, io mi rifaccio a due punti. Quello dello spostamento a monte sul viale Bernardini e a Marina di Pietrasanta della ciclabile tirrenica. Ah, scusami, Aliso, pare... ti interrompo. Volevo dire una cosa su questo, perché l'ha detto Marco Bianchi. È una discussione molto aperta, questa qui dello spostamento lato Monti, anche perché noi abbiamo detto che ci vuole un'omogeneità, quella di cui parlava Marco, no? Cioè, se si fa va fatto per un tratto molto lungo, diciamo, perché se no non ha senso, se no diventa zig e zag la pista ciclabile lungo diciamo il mare. E l'altro aspetto che io credo alla fine, però magari mi posso sbagliare, sarà determinante, sono le risorse. Cioè, noi abbiamo detto chiaramente che se dobbiamo scegliere fra lo spostamento della pista ciclabile lungomare e il collegamento mare Monti, scegliamo il collegamento mare Monti. Cioè, è chiaro che fra migliorare una pista ciclabile, che comunque è una bella pista ciclabile, e fare un tratto nuovo, noi preferiamo fare un tratto nuovo. Ve lo dicevo per correttezza, perché è un tema, sì, no, diciamo, ma aperto, facevo ed è un tema sul quale ragiona la regione. Ecco.
Dunque, facevo questa osservazione perché il tema dello spostamento sul viale Bernardini, perlomeno all'interno del nostro comune, è già avvenuto più volte. E mi pare ora abbastanza inconcepibile che venga posto di nuovo, addirittura per la Tirrenica, dopo che Marina di Pietrasanta ha comunque, seppure con qualche difficoltà in alcuni tratti, una pista ciclabile lato mare tutta fatta. Forte dei Marmi l'ha rifatta nuova e direi che è anche funzionale. Montignoso l'ha inaugurata recentemente, completamente rifatta, una pista ciclabile davvero invidiabile. Poi, procedendo oltre, si va fino a Massa e probabilmente si proseguirà anche oltre. Allora, poiché la ciclabile viene da Viareggio, perché viene dal molo di Viareggio, tutta lungo la passeggiata di Viareggio, la passeggiata di Lido di Camaiore, dico, portarla a monte sul viale Bernardini significa attraversare il viale Colombo e o il viale Bernardini. E significa poi, per ritornare a Forte dei Marmi, significa riattraversare di nuovo il viale che ora non ricordo come si chiama, a Marina di Pietrasanta o Forte dei Marmi. Quindi gli attraversamenti di una strada a grosso traffico, come è quella lungomare che noi abbiamo, diventano veramente assurdi. È una cosa ingiustificata. È vero che la pista ciclabile sul viale Bernardini è bruttissima, orribile, tenuta male e anche realizzata peggio. È stata realizzata molto, ma molto male, perché si è dato molto spazio ai marciapiedi e la pista ciclabile è venuta di risulta. Invece probabilmente andava fatto il lavoro che è stato fatto soprattutto a Forte dei Marmi e poi anche a Montignoso, quindi anche con un po' di verde, con altre cose. Invece lì c'è un cordolo oltretutto anche tenuto un po' male, sin dalle origini, francamente, perché non è solo una questione di ora. Quindi questo mi sembra che porre questo problema sia un po' un tema specioso. Ecco. Poi vengo a Via Gasparini. Su Via Gasparini non è totalmente vero quello che dice Luca, perché il problema si pone per Via Gasparini e per i parcheggi dei residenti che lasciano la macchina nella strada, come facciamo un po' tutti, piuttosto che metterla dentro dove c'è il posto auto, dico, si pone soprattutto nel tratto che va da Via Marconi all'Aurelia. Effettivamente in questo tratto ci sono dei problemi e vanno risolti. Vanno risolti perché o si apre via Gasparini sull'Aurelia, in entrata sull'Aurelia, non potendo entrare poi dall'Aurelia su via Gasparini, perché la strada va fatta a senso unico per poter avere uno spazio di sosta, o diversamente non ci sono gli spazi per la sosta se si lascia a doppio senso. Lo spazio di sosta può essere realizzato nel parcheggio che è previsto appunto nel piano operativo, ma è previsto addirittura dal regolamento urbanistico approvato dall'amministrazione Cristiano Ceragioli. Sin da allora lì c'è una previsione di parcheggio. Poi c'è il campo davanti, quello più grande, molto grande, abbastanza grande rispetto a quel piccolo pezzetto di terreno che va da via Gasparini a Scusami, via Pitagora. Lido, scusami, Beh, Alito. Alito. su quel campo c'è una Alito. previsione di due strade, una lato mare e una lato monti. Un pezzo lato monti c'è già di strada. Quindi anche quel pezzo di strada lì può essere utilizzato per parcheggiare le macchine. Non solo, ma in via provvisoria, in attesa che venga realizzato il parcheggio fra via Gasparini e via Pitagora, che mi risulta l'assessore Pierucci abbia già in mente di in qualche modo di finanziare con il prossimo bilancio,
che si possa utilizzare in via temporanea anche quel campo che c'è, visto che è senza recinzione, basta metterci la macchina dal lato della strada, perché se ci passa la ciclabile non si può certo attraversare la ciclabile, dico, ma dal lato di quel pezzo di strada che c'è Monco, che dovrà andare a finire su via Carducci, ci si può parcheggiare. Le auto che parcheggiano da via Marconi a via Aurelia sono pochissime, non sono molte e non sono quasi mai in doppia fila, sono in doppia fila solo quando ci vengono a parcheggiare quelli che vanno al Parco Pitagora. Ma per il Parco Pitagora la soluzione del parcheggio c'è in altra collocazione, volendo. Quindi dico, sono tutte cose che si possono aggiustare. È certo che questo presuppone anche un minimo di buona volontà da parte di tutti noi di andare incontro a piccoli disagi, dico, in attesa che si attuino poi le soluzioni definitive. Non è per questo che vanno sospesi i lavori e non va fatto, dico, un'opera come una ciclabile, che è utilissima, perché collega il mare con oltre la via Aurelia e può collegare le scuole, può collegare l'ospedale con un percorso ciclabile, collega, dico, i parchi, collega, dico, tutta una serie di attività e di luoghi di frequentazione anche delle scolaresche, perché collega anche le scuole, si arriva a collegare anche le scuole, voglio dire, che sono, dico, da vedere anche in prospettiva. Quindi non mi sembra, ecco, logico dire non si fa un'opera perché ci sono alcune difficoltà odierne. Ecco, allora se si operasse in questo modo non si farebbero nemmeno le autostrade, nemmeno le autostrade. L'attraversamento della via Aurelia è un falso problema. È un falso problema perché l'attraversamento della via Aurelia si può fare sia, come ha detto Marco Bianchi, che è stato realizzato a Pietrasanta e l'ANAS lo ha autorizzato, ma si potrebbe anche fare con un semaforo, perché l'ANAS potrebbe autorizzare anche un semaforo a chiamata. Non è detto che non lo potrebbe autorizzare. Ci sono soluzioni di questo tipo. Quindi si tratta semplicemente, dico, di attuare soluzioni che sono praticabili e sono praticabili e non sono così pericolose come si vuol dire, perché io la via Aurelia l'attraverso a volte in bicicletta e mi fanno passare, a volte scendo per maggior sicurezza mia e l'attraverso a piedi dalle strisce pedonali che ci sono davanti al piccolo mercato che c'è lì, l'Ecom, ok? Ci sono lì, perché ci sono anche davanti a via Gasparini, ma quelle davanti a via Gasparini si vedono malissimo e sono pericolose. Invece dall'altra parte sono segnalate e quindi l'attraversamento dà la precedenza e le macchine si fermano. Ecco, a me mi danno sempre la precedenza, salvo eccezioni, perché queste ci sono sempre. Automobilisti scriteriati ci sono, ci siamo noi come ci sono gli altri, che a volte siamo scriteriati anche noi, perché la guidiamo tutti l'automobile e andiamo anche in bicicletta. Sì, grazie Alisio. Assessore Leo vuole rispondere? Volevo solo precisare che le previsioni dell'attuale regolamento urbanistico sono decadute in materia di opere pubbliche, perché come sapete le previsioni espropriative hanno una durata. Lo dico perché finché il piano operativo nuovo non sarà in vigore non si possono progettare, o meglio approvare progetti e finanziare progetti che realizzino, diciamo, le opere, perché intanto le opere vanno previste nel piano operativo e noi si è prevista, però c'è un percorso. Quindi questo per dire che i tempi sono inevitabilmente diversi e su questo bisogna essere onesti. Poi che l'amministrazione voglia risolvere il più possibile i temi della mobilità, tant'è che quella previsione c'è nel piano operativo, se no non ci sarebbe stata, no? Se l'amministrazione avesse ritenuto che non fosse utile. Però è per precisare che l'attuale previsione del regolamento urbanistico non è più valida e quindi non siamo oggi nelle condizioni di finanziare e approvare un progetto su
di un parcheggio. Dobbiamo prima aspettare che il piano operativo diventi definitivo. Credo di vedere il signor Ceragioli che aveva chiesto la parola, giusto? Sì. Prego. Saluto a tutti, sono l'architetto Massimo Ceragioli e mi conosce Simone, mi conoscono anche Marco, saluto Marco Bianchi che è un mio grande amico. No, io volevo soffermare su un paio di aspetti di carattere tecnico, nel senso che io mi sono con lo studio insieme a Giovanna interessato di progettazione proprio sulla ciclovia tirrenica. L'argomento della giornata credo che sia la ciclovia tirrenica e quindi mi interessava fare qualche appunto in tal proposito. Noi con Regione Toscana e con ANCI Toscana abbiamo progettato la prefattibilità lungo tutta la costa toscana e la cosa fondamentale in questo progetto di prefattibilità, ora stanno facendo il progetto preliminare, quello che va in discussione e che sarà finanziato per tronchi. La cosa importante è che diciamo in qualche modo il primo tronco, quello che va da Carrara al Parco Miglierino di San Rossore, vinca rispetto agli altri sei, diciamo, la scelta da parte di più che di Regione Toscana, da parte dello staff dei progettisti, che lo indicheranno come il primo che sarà finanziato, che otterrà un primo finanziamento cospicuo. Quindi le risorse importanti da investire sono sicuramente sul miglioramento del tracciato esistente, e qua vorrei affrontare un po' il tema che un po' è stato dibattuto sia da Marco che da Cecchini, cioè sul fatto che la ciclovia tirrenica, io ritengo, per gli studi che noi abbiamo fatto, al di là del fatto che la percorro come molti cittadini appunto versiliesi in estate e anche in inverno quasi quotidianamente, debba rimanere sul lato mare. Questo perché l'attraversare di continuo dal mare a monti, quindi creare delle interruzioni industriali che già esiste, sarebbe una cosa assolutamente pericolosa e inutile. È chiaro che va migliorato, perché il problema che molti sollevano, che hanno sollevato anche gli amministratori di Pietrasanta, è l'accesso agli stabilimenti balneari, ma questo avviene anche per i ciclisti, avviene anche per i pedoni. Si parla dell'accesso da parte delle auto, ma l'accesso da parte delle auto diminuirà nel tempo, saranno sempre meno gli automobilisti che si recheranno al mare in automobile, e comunque se lo faranno dovranno rispettare la sicurezza degli altri. È evidente che certe parti della ciclovia dovranno essere migliorate in tutta la Versilia, in particolar modo a Pietrasanta, che diciamo è stato oggetto di un progetto diciamo che ha previsto delle grosse aiuole, ma un percorso ciclopedonale molto ristretto. Io sto parlando della parte del Tompano, delle Pocette, diciamo grossa parte del tratto pietrasantino. Però a Cavaiore la situazione è un po' diversa. Quello che diceva Cecchini è vero, cioè la ciclovia dall'Arlecchino al confine con Maria Pietrasanta è stata un'aggiunta successiva alla realizzazione del marciapiede davanti agli stabilimenti balneari. Sicuramente diciamo, ha delle problematiche, come per esempio i tombini, le caditoie che mettono a serio rischio la prostata di tutti i ciclisti, perché continuamente ogni 8 metri uno prende un tombino e quindi la fa in maniera... Lì le soluzioni sono tante, ci sono le caditoie lineari, ma la cosa sicuramente auspicabile è che si migliori la sezione, venga ampliata e venga riportata a quei canoni che gli allegati, diciamo, al MIT, ai documenti del MIT sulle ciclovie nazionali richiedono sulle ciclovie. Quindi una sezione di 3 metri che può essere messa in adiacenza a un percorso pedonale. Quindi secondo me la soluzione migliore sarebbe quella di portarla sul solito livello del marciapiede e di ampliare leggermente la sezione. Quindi le auto avrebbero una maggior difficoltà ad avere l'accesso e rallenterebbero ancora di più. Credo che questa sia la soluzione ottimale. Come, secondo me, è necessario anche ampliare il tratto di ciclovia sulla passeggiata, perché è una bella ciclovia realizzata contestualmente a tutta la passeggiata, ma in questo momento, dovendo assumere, diciamo, il ruolo di ciclovia nazionale, ha bisogno di un leggero ampliamento, è un po' stretta. Queste sono due banali indicazioni, però che, secondo me,
devono essere prese come appunto nel programma, diciamo, e nelle indicazioni che eventualmente l'amministrazione potrà dare alla Regione Toscana. Poi è chiaro che quando si progettano le reti si guarda sempre al territorio. Noi abbiamo fatto questo documento che da anni è stato sostenuto anche dal Comune di Camaiore, che è il Vessia Bike Plan, che si basa su un doppio sistema di reti, cioè una rete principale e una rete secondaria. Una parte della rete secondaria, tra parentesi, è cominciata ad affiorare anche nel Comune di Camaiore. I percorsi ciclopedonali che sono stati attuati negli ultimi anni e che sono diventati un grosso patrimonio per i cittadini del Comune, specialmente in questo periodo di lockdown, dove il cittadino si è riappropriato di uno spazio pubblico, perché diciamo, chi va in via del Paduletto il fine settimana a vedere famiglie camminare e guardano di traverso chi lo percorre in auto. Quindi secondo me è stato un processo diciamo di riappropriazione dello spazio pubblico che dovrebbe essere esteso a gran parte del territorio. Io ho discusso l'anno scorso anche con Alessandro e abbiamo portato un documento a tutti i sindaci della Versilia, che era quello del piano di mobilità di emergenza, cioè praticamente venivano attuate delle previsioni un po' più semplici rispetto alla realizzazione di una pista ciclabile in sede propria. Erano piste, diciamo, realizzate con strisce verniciate, con catrini frangenti, occhi di gatto, in modo da poter utilizzare le sezioni stradali esistenti. E noi avevamo indicato anche un'altra cosa che secondo me per Lido di Camaiore, ma anche per tutto il resto del territorio comunale, potrebbe diventare un processo che piano piano fa riappropriare gli spazi pubblici ai cittadini, cioè quello di creare delle ZTL, meglio ancora sarebbero delle zone di reincontro come fanno i francesi, dove il traffico è ancora più, diciamo, riportato a una zona 30 o addirittura a una zona 20. Cioè ci sono, la gran parte del territorio non ha bisogno di un attraversamento con una mobilità veloce. Una volta individuati gli assi principali, il resto del territorio possono diventare tranquillamente delle grandi stanze di tranquillità. Io credo che il nostro territorio se lo meriti, ed è un processo che in qualche modo ha innescato già il Comune di Camaiore con l'individuazione di questi percorsi ciclopedonali che sono fatti di segnaletica, che chiaramente hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di segnaletica verticale e orizzontale, ma che permettono al cittadino di vivere, cioè di tastare direttamente, e questo appunto, come ricordavo prima, è stato fatto in questo periodo difficile, di come lo spazio pubblico può ridiventare un suo spazio. Chiudo qua, poi spero di aver sollecitato anche un pochino, diciamo, la discussione, perché mi sembrava si fosse un po' fermato sulle via Gasparini, invece secondo me va un po' estesa anche al resto, e poi era già stato sollecitato sul fatto del Viale del Mare, ma un po' anche sul resto del territorio. Grazie signor Ceragioli. C'è qualche altra domanda? Qualcuno vuole intervenire? Io se è possibile, non so se mi vedete. No, la signora? Mi vedete ora? Michelotto, Laura. Al momento no, però parli pure, non c'è problema. No, io allora... volevo fare questo intervento perché sono praticamente una ciclista, cicloturista, uso la bici per andare al lavoro, insomma. E quindi volevo fare una domanda più che altro, cioè chiedere se ora, oltre al discorso di dove passerà la ciclopista, se sono anche previste delle installazioni poi lungo il percorso che potrebbero essere utili più che altro al cicloturista, ora sto pensando, più che alla mobilità urbana, tipo colonnine con la pompa, gli attrezzi, queste cose qui, oppure anche tettoie che magari possono servire per proteggersi nel qual caso non dovesse passare con il maltempo, oppure anche appunto che possano ospitare un tavolo, mi viene in mente giusto un cicloturista che passa e si deve fermare a mangiare qualcosa veloce e può trovare magari
delle strutture in questo senso, ecco. E poi, vabbè, questa è la domanda, diciamo, come considerazione invece su quello che è stato detto, se, volendo aggiungere magari proprio il punto di vista di, diciamo, dal punto di vista di chi usa la bici più che dell'automobilista, per quanto riguarda secondo me la ciclabile lungomare, il problema non sono tanto le auto che attraversano appunto per entrare nei bagni, ma più la promiscuità coi pedoni. Quindi sarebbe magari più quello secondo me da risolvere, posto che se la ciclabile fosse stata fatta dal primo momento lato ponte, secondo me sarebbe stato meglio. Però, visto che ormai appunto in tutta la sua estensione è stata fatta da quindi da Viareggio a Montignoso è stata fatta lato mare, comunque ormai la lascerei lì, risolvendo magari questa promiscuità con i pedoni. E in più volevo aggiungere un'ultimissima cosa, per quanto riguarda appunto l'attraversamento tra via Gasperini e via delle Serre, io fra l'altro abito di vicino, secondo me sarebbe risolvibile, come già detto da qualcuno, con l'inserimento del semaforo a richiesta pedonale, potrebbe secondo me bastare. E niente, basta. Quindi concludo qui. Grazie. Grazie. Assessore, sì, vorrei rispondere? Sì, se vuoi posso rispondere io. Prego, io Marcello. Allora, Marcello, ti lascio la parola sull'Aurelia. No, io semplicemente... Marcello, no, io rispondo brevemente alla prima questione che ha portato la cicloturista. Le ciclovie nazionali prevedono come standard indispensabile l'allestimento delle cosiddette bike utilities, cioè stazioni di pompaggio, di colonnine di ricarica, di aree picnic, e sono disposte ogni tot di chilometri, quindi è una dotazione obbligatoria, cioè non viene finanziata la struttura se non la ciclovia accompagnata da fontanelle dell'acqua nel caso in cui il percorso sia un ambiente naturalistico e sia lontano dal mare. Quindi su quello non ci sono dubbi che, essendo una ciclovia di carattere nazionale, dovrà avere queste previsioni. Il resto, come la penso sul viale a mare, l'ho già detto e lascio la parola all'assessore. Marcello, di pure te, la cosa, diciamo, sulla quale volevo intervenire io l'ha già detta Massimo. Sì, appunto. Ecco, oltre a quello però vorrei fare un'aggiunta. Secondo me è importante fare questi percorsi, dopodiché chiaramente verranno anche stimolati, secondo me, i privati in queste cose. Oggi l'unico vero tratto che noi abbiamo in sede propria, che è diventata un po' la passeggiata di Camaiore, sia a piedi che in bicicletta, è quella lungo fiume, dove già ci sono dei cittadini, degli imprenditori interessati a iniziative di questo. Proprio nei giorni scorsi mi è stato sollevato questo tema e la possibilità di attivare lungo il percorso stazioni di servizio o anche di noleggio. Credo che queste cose poi, quando noi le piste le avremo realizzate, verranno anche in modo naturale. Poi chiaramente, come diceva l'architetto Ceragioli, sono anche previste da questo dalla norma, insomma, che prevede queste piste. Però credo che verranno anche in modo naturale. Oggi noi è importante realizzare questa rete di piste ciclopedonali che mancano sul nostro territorio e su cui noi dobbiamo impegnarci in modo serio. Poi credo che queste cose veramente nasceranno spontanee. Magari il comune potrebbe individuare delle aree proprie che noi abbiamo, piccole aree che noi abbiamo lungo questi tragitti, dove magari cercare di metterle a disposizione per queste cose. Però io sono convinto che queste cose poi nasceranno anche in modo spontaneo. Per quanto riguarda il semaforo, sì, può essere sicuramente questa una soluzione. Torno a ripetere, nel mese di giugno ci verrà dato il progetto esecutivo, quindi per poi fare la gara.
dell'attraversamento sull'Aurelia. Quindi vediamo che cosa ci propone chiaramente il progettista, che è molto qualificato e serio, insomma una persona veramente di fiducia dell'ente, e vediamo che cosa ci propone. Dopodiché chiaramente non escludo che ci possa essere anche questa possibilità. Siamo in presenza di una strada ANAS, chiaramente tutto va condiviso con ANAS, però non escludo assolutamente queste ipotesi. Giorgetti, posso aggiungere una cosa? Prego, signor Bianchi. Dunque, prendevo spunto dalla signora Michielotto dicendo sulla promiscuità della pista ciclabile con quella pedonale. Ora, è il caso solo di Marina di Pietrasanta, almeno fino al Tonfano, mi sembra. In quel caso lì, ecco, potrebbe essere un'idea quella di pensare, naturalmente se ci sono i soldi, a una ristrutturazione in tal senso, come c'è all'Isola di Camaiore, all'uscita del bagno, un pochino di marciapiede e poi la pista ciclabile, in maniera da fare una specie di cuscinetto cioè, mentre al Lido di Camaiore è possibile, a Maria Prasanta no, si esce subito con la macchina sulla pista ciclabile. Ma questo poi dipende anche da, come diceva Massimo Ceragioli, a delle migliorie che poi tutto sommato anche i balneari dovranno attuare, perché l'uscita del bagno con delle siepi alte è evidente che la visibilità si perde, mentre se ci sono delle siepi basse con l'occhio un po' più lungo, insomma, poi dipende sempre dalla e poi non credo poi che ci siano stati dei grossi così incidenti, sono sempre delle piccole cose. Quindi io, per quanto riguarda invece il semaforo sull'Aurelia in via Gasparini, ma io addirittura credo che non ce ne sia bisogno, perché io la faccio in bicicletta tante volte e basta accennare l'invito che le macchine si fermano. Giustamente, come diceva Aliso, sono casi rari che qualcuno passa e cose, ma in linea di massima è una zona abbastanza frequentata quella lì, dove anche le macchine molto probabilmente sono anche più allerta rispetto, per cui insomma io la necessità del semaforo non ce la vedo, ma invece la necessità di evidenziare l'attraversamento, quello sì, in tutte le regole. Basta, finito. Grazie signor Bianchi. Qualcun altro ha domande, vuole intervenire? Bene. Marcello, vuoi aggiungere qualcos'altro? Assessore Leo? No, no. Allora, qualcun altro che è collegato? Prego. Dicevo, andiamo a cena allora. Allora a questo punto, se nessuno vuole intervenire, attendiamo notizie e vi ringrazio per la partecipazione. Se avete bisogno di chiedere e fare altre domande, mi potete contattare direttamente, io rigiro le domande alle persone competenti. E mi potete trovare, vi lascio il mio numero di telefono, non ho problemi, è il 328-4667-240, se avete bisogno. Io vi ringrazio per ora e buona cena. Buonasera a tutti, grazie. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.